Beh, amici d'arte e cultura, benvenuti in questa nuova puntata dedicata agli incontri con gli autori. Conosceremo un uomo, uno scrittore, direi io anche un poeta, nasce a Ciminna, laureato in lettere moderne presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, l'abbiamo già conosciuto comunque in un'altra puntata, ha insegnato presso varie scuole della provincia di Palermo, a Palermo e ed Enna, provincia di Enna, ha scritto varie opere, ecco, libri, anche di poesia, per la casa editrice Avalon. Tradizioni ciminnesi del 2014, federalismo ieri e oggi, Italia-Europa 2015, del quale è stato fatto con una puntata dedicata a un volume precedente a questo, ed è su arte e cultura, miscellanea 2012-2016, Messaggiando con, di questa è stata realizzata una puntata appunto dedicata a questo volumetto, dove ecco c'è stato forse un periodo, no, di trasformazione, si è cominciato quasi a sostituire la lettera, ecco, le lettere in busta, e quindi si comincia a muovere di più questo, ecco, questo il telefonino, questo strumento, anche se qualcuno non ha lasciato la lettera e la busta. Poi Nuova Epoca 2019, Festi Ciminniti 2020, ecco già andiamo più nei periodi più vicini a noi, e poi Rapemo, l'Italia riapre, ecco, in questo periodo in cui stiamo, ecco, un po' tutti ricominciando, come questo, con, ecco, gli incontri e poi soprattutto le attività commerciali. E poi oggi nuovo libro che adesso ce lo racconterà lui stesso, dal titolo You Come, You Come. Va bene, facciamo un passo indietro, allora ricominciamo con questo Rapemu Rapemu del 2021, nel momento in cui si è aperto tutto, ed ho il piacere di presentarvi lo scrittore Martino Spina. Buongiorno a tutti, io mi ricollego a quanto tu hai detto e quest'anno che sta per terminare il 2021 è stato per me un anno cruciale, non so come definirlo, un anno importante, perché riflettendo a Secca Grande, dove io ogni anno mi reco per il periodo estivo, ho composto 16 poesie, distinte così. Uno primo volumetto, l'ho pubblicato a giugno, Rapemu Rapemu, che si ricollega all'apertura della chiesa di San Giovanni di Ciminna dopo 2 anni di chiusura. A settembre, poi riflettendo tutta l'estate con la partita che l'Italia ha vinto contro l'Inghilterra, è nata la poesia You Come, You Come, e dopo di questa ne ho composte altre 7. In tutto ho fatto 8 poesie a giugno e 8 poesie a ottobre. E così, ora ringraziando Alberto Russo, sto presentando a voi queste mie poesie. Vi leggo la prima. Ecco, a proposito, cominciamo, ecco, soprattutto vediamo questa lingua siciliana, ecco, possiamo dire, dialetto, lingua siciliana, che prevale in questi bellissimi libri. Quando il 9 maggio hanno verificato Rosario Livatino, magistrato ucciso a Caltanissetta, ho composto questa poesia collegando Livatino a Pino Puglisi. In capo la via a dire che dopo 7 anni avia essere olato il Peppino Puglisi, 2 siciliani avevo dopo paradiso, un tutto è contemplativo. Nati arrestavano la sta terra, rusicata romale, un tutto è combattivo, e faceva guerra con un tozzo di pane. Quando vuole rubare, sì, a rubare, e poi creare un tulipo annegato. Avete avuto coraggio per contrastare egoismo, affarismo e quanto è incarnato dall'uomo. Nasce, voi volevamo copiare, parire un po' turco meglio, la salita che giorno per giorno, a corsa a corsa. Nutto ne viene a domandare quanto avete stato credenti, ma credibile, per le opere di bene che avete fatto. Bene, adesso innanzitutto ricordiamo questi libri.
trovano in una libreria che adesso poi a fine puntata vi faremo sapere dove le potete trovare. Ecco, adesso è estate 2021, You Come, You Come. Come nasce? Perché scrive You Come, You Come? Questa poesia nasce dopo la vittoria, come ho detto, dell'Italia contro l'Inghilterra, la finale della Coppa Europea. Perfetto. You Come, You Come. Levandoci i palloni fino a testa, incanenti, denti, denti. Giocatori eccellenti ave l'Italia, ma di tutti il più bravo, Donnarumma, che al bucaudi di rigori all'Inghilterra farà e a Coppa all'Italia realà. Ne l'avremmo scordato che siamo cavalianti delta a quarta lettera dell'alfabeto greco, ma vedi che cose strane. Un vaccino da fare, più virus morire, fa diversa. Un virus se ne fotte, a chi fa morire? Siamo a re condannate, no a Montelli, lontano, a mascherina. Ma a Coppa a casa, ehi, questo ne avremo. Ecco, quindi diciamo che il virus non ferma, invece la tenacia, ecco, anzi forse ha svegliato di più, diciamo, la voglia di vincere, ecco. Sì, tutte queste poesie nascono proprio dal voler criticare l'epoca del virus, dove tutti abbiamo paura. Perché tutte le persone non escono più di casa? C'è una paura in giro, paura di uscire, paura di parlare ad altre persone. Sì. Cioè il mondo sociale perché è cambiato? Questa domanda io mi faccio. Certo, ecco. Ora queste poesie, ho detto nella premessa di You Come, You Come, mi auguro che siano di guarigione per chi le legge. Certo, certo. Perché a mio parere, come Dacia Maraini, che sosteneva che la scrittura, leggere o scrivere, eccetera, è, diciamo, porta la guarigione, e lei si è guarita dalla sua malattia che aveva scrivendo romanzi. E la stessa cosa sta capitando a me. Certo, sicuramente è il compito, io lo dico sempre, dei scrittori, dei poeti, dare possibilità a noi di riflettere, ecco, attraverso i nostri scritti. Infatti vi do alcuni titoli: Focu, quindi sarebbe fuoco, poi estate 2021, Tramontana, You Come, appunto, Olimpiadi Tokyo 2020, perché lì abbiamo avuto tante veramente soddisfazioni, Zona Bianca, Gialla, Arancione, Rossa, ecco, sono delle poesie, vedi, Caremu, anche questa Caremu, se vedete ci sono pure delle piccole vignette, dove, ecco, c'è una figura che sta accadendo. Poi a scuola. Quindi, come vedete, sono tante riflessioni legate a questo periodo che stiamo vivendo. Ed è un piacere, ed è bello anche in lingua siciliana, perché no, ecco, che il nostro caro Martino Spina, ecco, sempre ci dona, ecco, con vari altri opere. Ecco, passiamo ad un'altra poesia, ecco, una particolare dedicata, credo, a Ciminna, ecco, nel paese di Ciminna, che suo paese natale. E nella prima rapemo, allora, io ho messo alla fine una bella poesia che per me, diciamo, è indicativa, in quanto guardando questa statua della nostra Immacolata, io ho sempre avuto l'impressione di parlarci, e così è nata questa poesia. Ecco, intanto il titolo... Caparra. Ecco, Caparra. Per me la statua dice qualcosa, infatti... Chi tagliata riposanti e incoraggianti hai, nato mi sento quando vicino a te mi trovo. Mi vorrei qualcosa, capace, tutto ricco e sogno, dentro di mia, una ciamma d'alduma, camminare mi fai, poi cielo arrivare. La sonicchia balluna che butti un po' do cielo a chiamare, e nati, poi cielo sei un cammino, tu accompagnami. Per chi suoni, nato a sacca di ghiamma. Questa non poteva mancare, ecco, qua si manifesta la grande fede, ecco, dello scrittore, del poeta, e questo credo che ci dà una speranza, quindi, ecco, siamo tutti in cammino, ecco, la conclusione... Più che speranza, scusami se ti interrompo, sì, sì. È consolazione che noi troviamo in questo periodo di sofferenze, di, certo, certo. Non...
di malattie, siamo tutti ammalati. Certo, ma che questo che possa aprire le coscienze, ecco, le coscienze soprattutto dei capi di Stato, che bisogna controllare, ecco, diciamo, la scienza avrà sicuramente dei motivi importanti, ecco, perché siamo qui dove siamo arrivati proprio anche per l'aiuto della scienza, però ci sono sicuramente dei limiti che, ecco, attraverso anche i nostri poeti, scrittori, ci fanno rendere conto, ecco, dove non dobbiamo andare oltre, perché sennò, ecco, che distruggiamo, rischiamo di distruggere la nostra stessa terra. Va bene, ancora bello questo, ecco, questa lingua siciliana che prevale, ma ci sono le traduzioni, ovviamente. Una curiosità, appunto, vedete la poesia scritta, ecco, andando a capo, addirittura parola per parola. Ecco, qual è lo stile, ecco, di Martino Stina? Come possiamo definire questa poesia messa al centro? Mi voglio collegare alla trasmissione fatta alcuni giorni fa a Rai 1, dove parlava l'esperto Sabatini, lo stesso Sabatini che sostiene che la poesia contemporanea si differenzia da quella antica perché non è schiava del verso. Infatti la poesia contemporanea, come questa mia, in siciliano e tradotta in lingua italiana, si ricollega al mio cliché che io mi sono fatto dell'autore crepuscolare Aldo Palazzeschi in italiano ha delle poesie, tra cui La Fontana Malata, che io ho associato a queste mie in siciliano. Professor Sabatini sostiene che la poesia moderna si allontana da quella antica per il verso libero che ha. Però, diciamo, siamo vicini all'autore che ha la sua espressione libera. Ma perché la poesia dura di più? Perché il lettore è la persona che giudica. Il lettore, leggendo la poesia, si fabbrica una sua idea, quello che molti sostengono. Ma io personalmente sono del parere che l'autore può indicare un'immagine, anche io mi sono permesso di mettere queste immagini in tutte queste mie poesie che ho composto quest'anno. Ecco, io infatti, vedete, ogni parola si va a capo, ecco, proprio per mettere al centro la poesia. Ogni parola si va a capo perché c'è la rima baciata, cosiddetta, no? La rima baciata, che ve la dico subito, con la via a dire che dopo 7 anni la via essere olato di Peppino Puglisi, la rima baciata, tu mi insegni, è l'ultima vocale che batte con l'altro. Quindi il verso antico è stato rivoluzionato. Benissimo, e voglio leggerle Un coprifuoco a mascarina, ecco, sono delle cose veramente da leggere, veramente le leggerei tutte. A Zacchi, Rapemo Rapeno, a Cultura, A vita una sola è, a Rosario Angelo Rivatino, e in Caparra, quella che abbiamo appena ascoltato. A Zacchi si collega al ragazzo ancora prigioniero in Egitto, che deve essere ancora liberato, e a lui si associa Giulio Regeni, del quale ancora il processo si deve fare. Qual è il tema principale di queste poesie? Il tema di tutte queste mie poesie, anche le precedenti, il tema di queste poesie sono realtà delle vicende nella vita quotidiana. E sono stati inseriti anche dei commenti all'interno del libro. I commenti scaturiti, tra cui il Pietro Priolo, che conosco, vivo a Voghera, a Pavia, lui mi ha ammirato sempre perché questa mia vena poetica, che, diciamo, di fronte a questi avvenimenti che succedono, come la pandemia, mi danno ispirazione. Io stesso non me la penso in tutto questo che ho scritto, e speriamo che vada avanti. Ma questo è compito dei scrittori,
Ecco, a proposito, per esempio, voglio prendere alcuni commenti, ecco, che sono stati pubblicati pure qui, quindi ecco, continua a scrivere con tenacia le tue poesie, portando in evidenza i veri temi sociali che continuano ad affliggere, mutare per adattarsi a queste nuove emergenze, come cambiarsi per esempio l'abito giorno per giorno, ecco, con tutte le precauzioni. Ecco, questo per esempio di Vincenzo Caruso. Anche Vito Priolo, per esempio, la tua vena poetica è inesauribile, la Sicilia infettata, ecco, aumenta ancora di più questa vena poetica, continua così, ecco, ma in questo momento la Sicilia deve riunire i suoi numeri, speriamo bene a breve. Quindi ecco, sono presenti anche dei bei commenti che ha voluto mettere, ecco, come quasi un po' lo stile di Messaggiando con, ecco, un po' ritorna, proprio perché non possano sfuggire questi, ecco, queste comunicazioni che abbiamo anche per esempio attraverso i telefonini, ecco, perché tutto possa veramente servire, ecco, per portarci alla riflessione e a vivere questi momenti che sono preziosi per noi. E questo Martino Spina con questi libri veramente ci fa fermare il tempo e ci fa comprendere, ecco, quello che stiamo vivendo per adesso. Quindi è un bello stile questo, grazie veramente. Intanto, ecco, ancora di più, ecco, c'è stato un giornale, Momenti, di Ribera, ecco, dove è stata pubblicata una recensione su Rapemo Rapemo. Quindi ecco, è uscito il libro di poesie Rapemo Rapemo di Martino Spina ed è stata fatta pure, ecco, questa recensione. E io voglio ricordare che questi libri si trovano presso la libreria Vaccaro, a Corso Vittorio Emanuele 439, qui a Palermo. Quindi è giusto a dirlo per chi volesse un po' recuperare. Bene, allora, e vogliamo leggere qualche altra, l'ultima? Una delle più belle è questa, A vita una sola è, con l'albero della vita. Ecco, è questo. Cinque dita di sangue avevo un tuo corpo, ehi, furria, furria, campare ne fa. Un tuo furriare, i pinci dei pizzi di sangue impeggiato. Che fu? Una volta un virus magabundo, una volta un vaccino, che un virus a ammazzare. Un fatto è che per l'altro mondo la gente parte, la stanno dolente e piangenti, nati poveri peccatura, che sono padre di grazie, che aveva San Giovanni di Gimina, ne può perdonare. Ehi, un virus cancia, e variante siamo giunti, un nuovo vaccino ci vuole per fare finire sta mondiale, totale, batteriologica guerra. E qua lasciamo appunto a riflettere. È tradotto in italiano, La vita sì, è una sola, quindi vi assicuro che potete leggerla in italiano per chi... Ma quello che è da il dialetto lo sappiamo noi, la lingua siciliana. Il dialetto è tutta un'altra cosa. Oggi... noi siciliani che non amiamo leggere, però. Esatto. Il siciliano legge poco. Esatto. Bene, allora a questo punto io ringrazio Martino Spina per ancora, ecco, l'ennesima volta che ci porta queste belle poesie. Io vorrei ringraziare innanzitutto la casa editrice Avon di Ribera, che mi ha pubblicato tutti i volumi che Alberto ha elencato. Poi due persone vicine a me, ex segretario della scuola media di Gimina, la mia Onofio, che pare mi ha messo a YouTube dei servizi. Ma il collega mio Giuseppe De Santi, che mi ha aiutato veramente a pubblicare Rapemo Rapemo e Io Camo, perché io mandavo a lui le mie poesie, gli ordinavo nel computer e le spediva a Ribera. È stato un gioco, ma lo devo ringraziare perché è stato veramente in gamba. E l'altro è Vito Priolo, che ho nominato, che mi ha fatto dei commenti per... Grazie Martino Spina per essere stati qui con noi. Allora, grazie per averci portato questa atmosfera anche attraverso queste composizioni di pietra che realizza a Seccagrande. Ecco, dove sono le pietre e le pietre. Il mare di Seccagrande. Il mare di Seccagrande, dove lo scrittore così rifugia in questo anche periodo di pandemia. Vedete, ecco, incollando queste pietre una sopra l'altra c'è scritto appunto Rapemo Rapemo, giugno 2021, ecco, per lasciare un segno, e Io Camo,
ecco, questo per lasciare dei segni in questo periodo. Ecco, a proposito di questi oggetti, ecco, di Secca Grande, dove, ecco, l'autore si rifugia per scrivere, è stata realizzata appunto dall'editore Avalon questa cartolina proprio di Siccaranni. Ecco, vediamo Siccaranni, quindi una poesia che si può anche leggere. Ancora grazie al nostro caro amico, ecco, ospite Martino Spina. Grazie a te.